Musica e divertimento per aiutare la squadra di basket di Taranto ieri sera a Spazio Porto, il party solidale a favore del CUS Ionico. Sul palco, prima di dare inizio alla serata, il vicepresidente della società rossoblù, Roberto Conversano, che ha parlato delle difficoltà del momento, senza nascondere l'amarezza per una certa parte del tessuto imprenditoriale tarantino, che sembra indifferente alle richieste di aiuto. Presente anche il vice sindaco Gianni Azzaro, che ha comunicato l'impegno concreto dell'amministrazione comunale a tutela del CUS. Al party anche il coach della squadra Mario Cottignoli, assente invece i giocatori in silenzio stampa. Per loro non è un momento facile, ha dichiarato Conversano, ma stiamo cercando di tenere il morale alto anche in vista del delicato impegno della partita di sabato prossimo. Siamo inoltre al lavoro sul mercato per sostituire i giocatori che sono andati via. Ai nostri microfoni poi lo stesso Conversano ha parlato del delicato momento attraversato dalla società rossoblù. Esatto, ho detto bene Luca stasera, innanzitutto ringraziamo l'organizzazione di Afrosei a Spazio Porto, che ci ha dato questa possibilità e ci ha invitato, la possibilità di continuare la nostra raccolta fondi anche all'ingresso, e ringrazio chi ha fatto questa donazione volontaria, come quelli che abbiamo menzionato poco fa, che ci hanno dato questa gioia enorme di ricevere un piccolo contributo per noi importantissimo sui nostri IBAN, e le dimostrazioni ci stanno dando loro di affetto, quindi volevamo menzionarli. E in più volevamo dire alla città ciò che abbiamo detto molto bene privatamente al Salina prima di Natale e poi in quella conferenza, quell'incontro con la stampa nel mese di gennaio in biblioteca. Noi continuiamo ad andare avanti, dobbiamo essere positivi, la gente non si deve allarmare, i giocatori non si devono allarmare, non è un momento bello anche dal punto di vista tecnico, abbiamo fatto andare via chi voleva andare via, ma adesso siamo sul mercato, dobbiamo ripagare questi sforzi e ci auguriamo che questo ci possa dare sempre più linfa. La città vorremmo che non sia contenti su questo alloro di queste risposte, ma ci sia anche una risposta maggiore anche dalle persone giuridiche che possono. Io devo ringraziare anche le aziende che stanno rispondendo, specialmente anche quelle fuori Taranto, perché questo ci fa capire che fuori Taranto ci apprezzano, ci guardano, ci stimolano. Io faccio giusto un esempio, delle aziende di Bari che ci stanno sponsorizzando dicono: ma come? Noi non abbiamo la serie B di basket e Taranto non fa nulla con la serie B di basket. Bene, cari imprenditori tarantini, non facciamoci guardare dal basso verso l'alto dai baresi una volta che noi tarantini possiamo fare di più, cerchiamo di farlo. Quindi ringrazio queste aziende baresi, Evolumia, la Disa ed altre, e ringrazio l'ultimo entrato proprio di stamattina per Ani Sud che ci darà una mano. Quindi la forza ce la mettiamo, l'impegno ce la mettiamo, ci mancate voi. Un appello adesso è per sabato, che ringrazio sia Pino che Luca, perché io dico quello: 1.000 persone, 2.000 persone, 3.000 persone in Palamazzola, fate il calcolo per 5 euro, 9 euro.